schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Solo Money Glitch ragazzi. Allora, per fare questo Solo Money Glitch dobbiamo in primis buggarci. Per buggarci come dobbiamo fare? Dobbiamo aprire il telefono, andare su partita veloce, colpi Domus Dei, lo avviamo una volta, poi ritiriamo fuori il telefono come ho appena fatto io e lo avviamo un'altra volta, e qui dovremo aspettare il caricamento in basso a destra che ci dirà 2D4, 3D4 e compagnia bella ragazzi. E quando vedremo quel caricamento dovremo andare di corsa nel PlayStation Network. Se vedete che non vi fa quel caricamento, riaprite il telefono e riavviate il colpo Domus Dei come ho fatto io appena adesso. Insomma, è abbastanza semplice ragazzi, mi sembra di spiegarmi abbastanza bene, poi non lo so insomma come devo spiegarmi. Quindi a questo punto attendiamo ancora che ci arrivi questo benedetto, diciamo, caricamento, che a me non arriva, però comunque come avete visto io riapro il telefono, riavvio il colpo e aspetto. Io lo faccio ogni 30 secondi più o meno, in maniera tale di avere da avere più possibilità di poter creare il bug in pratica, no? Quindi a questo punto attendiamo ancora ogni 30 secondi, ogni 45, ogni minuto, insomma quello è il tempo. Come avete visto è comparso il numero, premete start tre volte, tasto sinistro per essere più veloci, freccia sinistra, andate su PlayStation Store, vi fermate sulle Shark, a volte può capitare anche che non carichi, vi fermate sulle Shark e poi tornate in game. Come avete visto lo stile è buggato ragazzi. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nel deposito veicoli speciali, questo è un altro requisito. Nel deposito veicoli speciali ragazzi dovremo avere un veicolo speciale, uno qualunque, non servirà averne uno specifico. E a questo punto, una volta entrati nel deposito veicoli speciali, dovremo prendere il nostro veicolo speciale e metterlo fuori dal deposito. Quindi andiamo a vedere, io prendo il Blazer che è la prima che ho qui vicino e lo vado a portare fuori. Come lo metto fuori ragazzi? Scompare, mi scompare da sotto al culo. A questo punto riprendete il vostro elicottero, perché io sono con l'elicottero, mi raccomando fate in modo di essere CEO così avete l'opportunità che l'estere vi chiami per il colpo. Allora, tanti mi dicono che è buona qualsiasi attività, io però ragazzi ho riscontrato che essendo CEO e usando il colpo di Lester non si sbagga quasi mai, invece tanti ma a me si sbagga, ogni volta devo ripetere il bug. Se volete fatelo come dico io, se non volete fatelo come cazzo vi pare, però poi non mi scrivete sotto i commenti non mi si bugga, non rimane buggato, però così non va. A me mi frega un cazzo, io lo faccio così, vi dico che così va in amore, che rimane buggato, e voi fatelo così se lo volete fare, se no fatelo come cazzo vi pare. Quindi a questo punto entrate nel garage dove avete l'auto che volete duplicare. In questo caso ragazzi vi farò vedere che non c'è bisogno di targa personalizzata, infatti il video è proprio mirato a questo, io non ho una targa personalizzata su questo veicolo, vado a cambiare semplicemente il colore della targa, dopodiché premo cerchio cerchio, esco dal veicolo, risalgo sul veicolo e premo freccia destra ragazzi, automaticamente farà un bug e mi porterà dentro al garage. Quindi una volta nel garage apro il colpo di Lester e mi teletrasporta automaticamente all'Eclipse Tower, perché io ho il colpo all'Eclipse Tower. Una volta che saremo all'Eclipse Tower, che avremo il colpo davanti sulla lavagnetta, basterà premere cerchio e uscire dall'appartamento.
usciremo dall'appartamento e avremo il nostro veicolo in strada. A questo punto, ragazzi, per non fare una targa clone ed avere una targa pulita, l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare il centro operativo mobile. Una volta chiamato il centro operativo mobile, dobbiamo essere sicuri di avere nel centro operativo mobile una LG RH8 normale. Quindi a questo punto prendiamo il nostro veicolo, quello che ci compare su strada. Adesso vi faccio vedere la targa, ragazzi. Vedete questa targa che tra un attimo cambierà. Ci dirigiamo verso il nostro centro operativo mobile, entriamo nel centro operativo mobile, ci dirà che il centro operativo mobile è pieno. Andiamo a sostituire, ovviamente è pieno perché abbiamo una LG RH8 dentro. Andiamo a sostituire, risaliamo in auto e scendiamo dall'auto. Come vedete, la targa ancora non è cambiata, ma appena usciremo fuori dal centro operativo mobile la targa cambierà e quindi avremo una targa pulita, nuova. Come avete visto, è cambiata. Ora, per salvare il veicolo, l'unica cosa che dobbiamo fare è andare nuovamente nel centro operativo mobile e rientrare. Allora, questo procedimento, ragazzi, lo raccomando a chi non ha le targhe personalizzate. Fate questo procedimento in maniera tale che non abbiate targhe clone e non siate soggetti al blocco giornaliero, ragazzi, e questo è molto buono. Una volta fatto ciò, ve ne tornate, diciamo, nel vostro ufficio e continuate a fare il glitch. Non dovete ripetere il primo bug, che è quello delle missioni, se fate come dico io. Se poi voi fate alla maniera vostra, è capace che magari perdete il bug e ogni volta dovrete ripetere il primo bug, che è una bella rottura di coglioni. Comunque, ogni persona è libera e padrone di fare ciò che vuole e come meglio crede. Quindi, detto questo, ragazzi, che altro dirvi? Le auto sono clonate. Quando arrivate nel vostro ufficio, fate in modo di avere una LG RH8. Vi faccio vedere la data di oggi, ragazzi. Il glitch è perfettamente funzionante. Detto questo, che altro aggiungere, ragazzi? Non ho nient'altro da aggiungere. Come vedete, ecco la data e l'ora. Posso solamente augurarvi un buon glitch. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.